Ho creato un torneo tra continenti su FC24. Sì, raga, avete capito bene. Un torneo tra continenti. Venite dentro con me che vi faccio vedere un po' di cose. Allora, ragazzi, eccoci qua con un nuovissimo video. Quest'oggi andiamo a fare un torneo tra continenti. Cosa vuol dire? Beh, semplice, ragazzi. Ho creato il Dream Team per ogni continente. Quindi per l'Europa, per l'Africa, per l'Asia, per l'Oceania, per il Nord America e per il Sud America. Ho voluto dividerle perché secondo me vengono due squadrette molto molto carine. Quindi abbiamo questi sei continenti e andremo oggi a fare sfidare in un super torneo per decretare il continente vincitore. Regà, io vi faccio vedere le squadre, preparatevi perché fanno paura. Cioè, non so se avete capito bene, per l'Europa per esempio ci sono tutti gli 11 migliori giocatori nati in Europa. Quindi il miglior portiere, il miglior terzino destro, il miglior difensore centrale, il miglior attaccante attualmente in attività e via dicendo. Questa cosa ovviamente per tutti e sei i continenti. Regà, è il momento, andiamo a vedere le squadre. Per ogni continente ovviamente ho scelto una squadra che li rappresentasse, perché ovviamente non c'è la squadra che si chiama continente Europa o continente Africa. Quindi ho scelto, diciamo, una squadra rappresentativa di quel continente. Io, ragazzi, partirei soft e vi farei vedere per prima la squadra dell'Asia, che è questa qua. Non è niente di che ovviamente, perché comunque in Asia non è che ci sono chissà che fenomeni. Però c'è Capitan Son pronto a guidare la squadra, Nakamura in porta, Sugawara, Kim, Itakura, Tomiyasu, Morita, Endo, Kubo, Kamada e Taremi. Se la possono cavare, se la possono cavare, fidatevi che ci di peggio. Anche in panchina abbiamo alcuni nomi molto interessanti, perché abbiamo Lee Kang-in, Han Wi-chan, Mitoma, Ito, Doan, comunque nomi conosciuti. Andiamo però a vedere adesso le altre 5 squadre. Per l'Oceania ho scelto il Sydney, che è in Australia, perché non c'è nessuna squadra della Nuova Zelanda. E questa è la squadra, ecco, forse questa qua è la più scarsa, ragazzi. Ho fatto davvero fatica a trovarne 11 forti. Io qua gli unici che conosco sono Rustic e Kakace, che giocano nel nostro campionato. Poi c'è questo Goodwin che ha 76, però raga, una squadra che fa molto molta fatica. Anche Ryan è famoso, lui gioca in qualche serie A in giro per il mondo, però mi sa che loro non sono candidati alla vittoria finale, ecco. E ora andiamo sempre più su, andiamo nel Nord America, rappresentato dal Toronto, ed ecco qua il Nord America. Ecco, già qua iniziamo ad avere delle squadrette interessanti, perché abbiamo Keylor Navas in porta, Pinnock, Weah, Montes, Davis, Pulisic, Davide, Jimenez, Chucky Lozano, Alvarez e Chavez. In panchina ci sono anche Ochoa, Bailey, Reina, Herrera, tutti nomi comunque conosciuti. Importante anche la panchina, perché essendo che poi andranno a fare delle simulazioni, il computer farà entrare anche i giocatori della panchina. Questa qua è la squadra del Nord America. Ora rimangono Europa, Africa e Sud America. Vi faccio vedere subito il Sud America. Per il Sud America ovviamente ho scelto la squadra più rappresentativa di sempre di tutto il Sud America, ovvero il Boca Junior. E questa qua è la squadra, regà, loro fanno paura. Allison in porta, Molina, Marquinhos, Militao, Acuña, Valverde, Casemiro, e poi davanti abbiamo Messi, Vinicius, Lautaro e Neymar. Un attacco folle, forse pure più forte di quello dell'Europa. E anche la panchina: Rodrigo, Araujo, Guimaraes, Dybala, Danilo, Rafinha, Ederson, Fabinho, De Paul e vabbè, poi Estupiñán, ma dettagli. Andiamo ora con la squadra dell'Africa. Per ultima vi faccio vedere quella dell'Europa. Per l'Africa, raga, purtroppo non c'era nessuna squadra del campionato africano qui sul gioco, e quindi ho messo la Puel. Sono andato sul resto del mondo e ne ho presa una a caso. Ma guardate che squadra hanno: Bonu, Hakimi, Koulibaly, Tapsoba, Reinildo, Zambo, Bennacer, Thomas Partey, Salah, Osimhen e Mané. E anche qui in panchina tanti bei nomi: Onana, Mazraoui, Mahrez, Haller, Kessié, Chukwueze e Ben Sabaini. Anche questa è una top squadra, ma rimane quella dell'Europa. Ragazzi, andiamo. La squadra dell'Europa rappresentata ovviamente da Real Madrid, la squadra forse storicamente più forte in tutta l'Europa. Che cosa vi devo dire, ragazzi? Devo anche leggervela. Courtois, Alexander-Arnold, Ruben Dias, Van Dijk, Theo, De Bruyne, Bellingham, Rodri, Bernardo Silva, Haaland e Mbappé adattato a sinistra. Ma Cancelo, Bruno, Kane, Benzema, Lewandowski, Lorenzo in panchina, in tribuna De Jong, Kvara, Leao, De Ligt, Saka, Kimmich, Dembélé, Nkunku. Non lo so, ragazzi, vabbè, Kvara mettiamolo in panchina, dai. È una squadra folle, folle, ma che roba è, raga? Vabbè, ora andiamo a fare il torneo per decretare qual è il continente che andrà a vincere. Come faremo a farlo? Ovviamente non si può fare un torneo a 6 squadre, quindi adesso andremo a fare un campionato a 6 squadre di andata e ritorno, dove si affronteranno questi 6 continenti, e al termine di questo torneo le prime 4 accederanno alla fase finale, dove ci saranno le due semifinali e la finale. Ovviamente si affronteranno la prima contro la quarta e la seconda contro la terza. Io direi che possiamo iniziare, let's go. Ma prima commentate qua sotto con il continente che secondo voi andrà a vincere questo super torneo tra continenti. Chi indovina si becca il cuoricino. Io faccio il mio pronostico, raga. Io dico che vincerà il Sud America. Così, vamos. Eccole qua inserite le 6 squadre all'interno del torneo, i nostri 6 continenti. Già possiamo farci un'idea, ragazzi. L'Europa, il Sud America e l'Africa sono le 3 più forti con 5 stelle. Poi abbiamo Nord America con 4 e mezzo, come 4 e mezzo le ha anche l'Asia. E con 3 stelle e mezza abbiamo l'Australia. Ma raga, io mi aspetto tante sorprese. Quindi vediamo, let's go, dentro. Ci siamo dentro il torneo. Ovviamente, raga, non vi faccio vedere tutte le partite, perché sono davvero tantissime. Sono 3 partite ogni giornata per tipo 10 giornate, quindi sarebbero 30 partite, non ha senso farvele vedere. Però vi faccio vedere le partite più importanti e poi vi faccio dei recap magari a metà campionato, prima di quello finale. Però la prima voglio farvela vedere, ragazzi. Abbiamo subito
l'Africa contro l'Europa. Tra l'altro mi hanno detto che se accendo due joystick io posso vedere tutte e due le squadre, quindi allora provo a accendere due joystick e vediamo che succede. Secondo me non si può. Ok, ho acceso due joystick, vediamo cosa succede. Non succede niente, succede che non me lo fa vedere. Però se clicco gestione squadra, oh, così è un metodo alternativo, però ce le fa vedere almeno. Vabbè, vabbè, vabbè. Queste sono le due squadre, le conoscete, e allora andiamo. Africa contro Europa. 3, 2, 1, vamonos! Vince l'Europa subito. Bellingham e Bernardo Silva. Non basta il gol di Osimhen. Seconda partita, ci vediamo tutti i debutti. Abbiamo da una parte l'Oceania e dall'altra abbiamo invece il Sud America. Perché non me le fa vedere questa volta? Scusatemi un attimo, ho fatto come prima. Me ne fa vedere solo una. Perché mi fa vedere solo il Sud America? Io voglio vederle tutte e due. Ma scusami, ho due joystick accesi. Ok, ce l'ho fatta. Queste le due squadre, non dovrebbe esserci partita in teoria. Però, regà, qua è un torneo tra continenti. Ogni giocatore darà l'anima, il corpo, il cuore per il suo continente. Vediamo un po' il debutto. Mamma mia, doppietta di Vinicius, gol di Acuña. Si mette subito male per l'Oceania, ma ci può stare. Quindi, ultimo debutto, dovremmo avere la sfida tra Asia. Ok, no, non abbiamo la sfida tra Asia, perché non ho preso anche come squadre il Nord America e l'Asia, giusto, giusto. Quindi va bene, facciamo come vi avevo detto, andiamo avanti, ma vi faccio vedere poi le partite importanti. Intanto questa è la classifica dopo la prima giornata. Guidano Sud America e Europa, come è giusto che sia, mentre abbiamo a 0 punti l'Africa e l'Oceania. Però Sud America contro Africa voglio farvela vedere, raga, ma sono partite troppo belle. Vediamo Sud America, Africa, eccola l'Africa, Osimhen, 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 tripletta dell'uomo di Napoli. Intanto ecco qua il Nord America, se volevate vederlo era meglio non vederlo. 3-1, Kane, Bernardo Silva, Kylian Mbappé. Vedete che anche dalla panchina entrano i giocatori e sono importanti, quindi meno male che ho fatto anche le panchine, va. Intanto l'Europa, raga, sembra essere infermabile. Dopo aver battuto il Nord America, disintegra pure l'Asia. Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Mbappé, Mbappé. Non basta il gol di Taremi. Mamma mia, mamma mia. L'Europa vola, vuole la finale. Finale che sembra essere già scritta, tra l'altro, Europa contro Argentina, ma regà, vedrete che secondo me non sarà così. Intanto abbiamo il derby delle Americhe, Nord America contro Sud America, 4-1 per il Sud America, Lautaro, Vinicius, Neymar e Messi. Nel mentre l'Africa non sembra volersi fermare, 3-1 contro l'Asia, Zambanghissa, Momo Salah, che aveva anche sbagliato rigore e apre le marcature, Hakimi. L'Asia male, molto male l'Asia. Che sfida che c'è! Sud America contro Europa. E allora vediamocela. 3-2-1, stravince l'Europa. Ma quanti gol sta facendo l'Europa? Soprattutto Bernardo Silva, come sta giocando? Tripletta di Bernardo Silva. 4-1 contro il Sud America per l'Europa. E ora abbiamo la povera Asia che va a affrontare il Sud America. Vediamo se c'è un colpo di scena. 1-1. Questi sono due punti persi dal Sud America che potrebbero poi pesare, eh? Occhio, occhio Sud America. Siamo quasi alla fine del girone di andata, è quasi tempo di farvi vedere la classifica, ma prima voglio vedere l'Europa che sconfigge malamente l'Oceania. Ecco, Mbappé, Haaland e Haaland. Strano che non ha segnato Bernardo Silva. E l'ultima partita del girone di andata è Nord America contro Africa. Vediamo che fa il Nord America, non fa lo scherzetto. Non basta il gol di Jimenez, perché rispondono Zambanghissa, Mané e Zambanghissa. Ancora 3-1 per l'Africa. Allora, classifica provvisoria a metà torneo. E questa è la situazione a metà torneo. Ma ragazzi, non così scontato, eh. Allora, ultimo posto per l'Oceania ci può stare. Nord America 2, abbiamo poi l'Asia a 5, il Sud America 7, l'Africa 12 e l'Europa a 15. Non mi aspettavo l'Africa con così tanti punti rispetto al Sud America. Molto interessante, molto interessante. Pensate se in semifinale ci sarà già la sfida Europa contro Sud America. Deve fare occhio al Sud America, perché comunque c'è l'Asia là dietro. Non lo so, vediamo, vediamo. E adesso c'è Europa contro Asia. Attenzione, attenzione. Niente, l'Europa è troppo forte. Ok, Bernardo Silva, Haaland. Ovviamente Bernardo Silva. Intanto, anche al ritorno, il derby delle Americhe lo vince il Sud America. Neymar, Lautaro. Non basta il gol di Adams. Non ci credo! Non ci credo, l'Oceania ruba punti così all'Africa. Wood, Goodwin rispondono a Zambanghissa. 3 punti che rilanciano l'Oceania e che rischiano di mettere in crisi l'Africa. Attenzione. E adesso abbiamo una sfida importantissima, perché abbiamo il team dell'Africa contro il team del Sud America. Vediamo cosa succede. 2-2. Si rubano punti a vicenda, doppietta di Vinicius, Salah, Bennacer. Ma non è un bene, non è un bene. Intanto mi sono tolto la felpa perché faceva molto caldo. Abbiamo Nord America contro Europa, l'ultima contro la prima. Vediamo se ci sono ancora sorprese. No, di misura, ma l'Europa vince, vince, vince ancora. Siamo verso la fine dei gironi. E all'ottava giornata c'è Europa contro Africa. Attenzione, attenzione, attenzione. 3-3, Osimhen, Mbappé, Salah, Mbappé, Bernardo Silva, Salah. Poteva essere una finale, invece siamo ancora nei gironi, ci stiamo giocando il primo posto. Intanto l'Oceania ci prova a fare lo scherzetto anche al Sud America, ma all'87esimo cade giù grazie al gol di Vinicius. Vinicius e Neymar hanno segnati, due fenomeni brasiliani. E adesso che siamo giunti all'ottava giornata, quindi ne mancano due alla fine, questa è la situazione. 22 punti l'Europa, si gioca nel secondo posto l'Africa e il Sud America, al quarto posto invece sembra stabile l'Asia, e dall'altra parte mi sa che quinto e sesto posto sono già ben definiti con l'Oceania.
Oceania e Nord America. Ma intanto adesso abbiamo la sfida tra Sud America e Asia. 2-2, Morita, Molina, Neymar e Taremi. Ok, raga, io vi giuro che se l'Oceania fa lo scherzetto all'Europa impazzisco. No, ok, 2-1, Mbappé, Bernardo Silva. Non basta, McGree. Ma chi è McGree? Vabbè. Intanto il team Africa, calmo calmo, 2-0 contro Nord America, Partey e Salah. E allora entriamo dentro l'ultima giornata. Si parte con Asia contro Africa. Vediamo un po', 3-2-1. Vince l'Africa, Salah, Tapsoba. Mamma mia, e a chiudere il torneo guardate che partita c'è. Guardate che partita c'è. C'è quella che potrebbe essere la finale. Europa contro Sud America, 3-2-1, 2-0, Messi, Neymar, mi sembra di tornare ai tempi del Barcellona, il Sud America vince contro l'Europa, e allora classifica finale. E questa è la classifica finale, eliminate dal torneo Nord America e Oceania, ci può stare, quarto posto, passa l'Asia, terzo posto il Sud America, secondo posto l'Africa e il primo posto l'Europa, quindi abbiamo le semifinali, da una parte Europa contro Asia, dall'altra Sud America contro Africa. Andiamo ragazzi, le semifinali di questo torneo tra continenti. Ed eccoci qua con le semifinali ufficiali del torneo tra continenti. Partiamo con Real Madrid contro Asia e poi abbiamo Africa contro Sud America. E allora ragazzi, andiamo con l'andata. L'andata ce la simuliamo veloce. Vediamo un po' che combina l'Europa, 2-1. Doppietta di Haaland, risponde Taremi. Tutto aperto per il ritorno di questa semifinale tra Europa e Asia. Forse prima ho detto Real Madrid invece che Europa, vabbè, ci siamo capiti. E ora la seconda semifinale, che vede l'Africa contro il Sud America. Io però vorrei farvi vedere le due squadre. Si può fare? No, non si può fare. Sì, si può fare. Queste le due squadre, ragazzi, sono fortissime tutte e due, forse leggermente superiori al Sud America. Vediamo un po' che succede. 3-2-1. 1-0 per l'Africa. Segna Victor Osimhen. E ora andiamo con le partite di ritorno. Queste ce le vediamo in maniera integrale, ragazzi. Cioè, simulazione quella integrale. Partiamo con la prima. Europa a destra dei vostri teleschermi. A sinistra, invece, abbiamo l'Asia. Può succedere di tutto, ragazzi, di tutto. E allora me la godo con voi. Andiamo! Manco ve lo so dire che tiferò Asia, raga, perché si tifa sempre la squadra più scarsa. Cioè, è così. Attenzione, subito l'Asia. Palla dentro! Ma chi è il top player dell'Asia? Ah, Son, ovviamente. Ok, sì, Son. Dall'altra parte, vabbè, tutti sono a livello di Son dall'altra parte. La vedo dura dall'altra parte, davvero. Ci prova l'Europa, attenzione. Gira palla, il tiro! Mamma mia, tanto i numeri non li so. Chi è il 7 qua? Ok, Mbappé. Si è tenuto il 7, ci sta. Palla lunga, Bernardo Silva! Gira ancora l'Europa. Gira ancora l'Europa che vuole chiuderla! E fa un altro gol l'Europa. Più 2, ha segnato il giocatore più in hype del momento. Jude Bellingham, nato in Inghilterra. Ok, l'Europa ancora che non si accontenta. Vuole super prendersi questa finale. Già alla fine del primo tempo vuole essere matematicamente in finale. Vediamo. Prova l'Europa ancora. Bernardo Silva, Bernardo Silva, Bernardo Silva. Il miracolo, la palla rimane lì. E poi la fa sua. Nakamura. Ma chi è Nakamura? Io mi ricordavo un trequartista che si chiamava Nakamura, non un portiere. L'Asia ha bisogno assolutamente di un gol per crederci poi nel finale. Attenzione, allo scadere del primo tempo, niente, palla recuperata dall'Europa e allora fine primo tempo 1-0 per l'Europa, 3-1 il totale, serve un miracolo all'Asia. Siamo ripartiti, ma lo scenario è sempre lo stesso, l'Europa che attacca e l'Asia che prova a difendere. 6 tiri a 0, 7 tiri a 0 adesso, pensavo avessero fatto gol, no. Prova ancora l'Asia, attenzione, l'Asia vuole riaprirla, cosa ha preso Courtois? Cosa ha preso Courtois? Il 27 per il 14, ovviamente non so i nomi dei giocatori dell'Asia, a maggior ragione se non ce li ho scritti. Dall'altra parte però abbiamo Haaland e Mbappé davanti. In effetti non ci avevo fatto caso a questa cosa. Haaland e Mbappé nella stessa squadra. Quelli che vinceranno probabilmente i prossimi 15 palloni d'oro insieme a Bellingham. Ma anche lui gioca in questa squadra, quindi vabbè. Occhio però all'Asia, no! Chi era il 18? Tomiyasu. Tomiyasu, mamma mia. E l'Europa vuole chiuderla del tutto. Ma c'è un super intervento di Kim. È vero, non è anche Kim loro. 80esimo minuto, o adesso mai più. O adesso mai più. Un gol adesso per dare un senso a questo finale. Dai, 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 bravi, bravi, bravi. No, è uscita Taremi, Taremi, è uscita. E allora, raga, 85esimo. Mi sa che possiamo dirlo. L'Europa è la prima finalista di questo torneo tra continenti. L'Asia ci saluta così, ma onore all'Asia che ha lottato fino alla fine. Attenzione, tra l'altro non è ancora finita. Vogliono fare il gol della bandiera. Vediamo, ultima azione della partita. Vediamo se chiudono con un gol. Chapeau, Kubo. Ma pure Kubo hanno. In effetti è una bella squadra. Kubo che tra l'altro è un prodotto del Real Madrid e forse ancora del Real Madrid. Comunque, non c'è più tempo, è finita. Quindi Real Madrid, anzi Europa ufficialmente in finale. Vediamo se contro l'Africa o contro il Sud America. Anche perché Africa-Sud America è la seconda semifinale. È all'andata, ragazzi. Ha vinto 1-0 l'Africa. Ora però ci gioca in Argentina. Si gioca alla bombonera. E allora andiamo. Le due squadre le vedete scorrere qua sotto. Leggermente più forte Sud America, però deve recuperare un gol. Osimhen, Osimhen, subito Osimhen. Il tiro del 99. Chi è il 99? Zambo Anghista, ok. Il Sud America davanti fa paura, raga. Cioè Messi, Vinicius, Lautaro, Neymar. Ma neanche nei cartoni ci sono delle squadre così forti.
Neanche Nolli e Benji. Intanto calcio di punizione pericoloso per il team dell'Africa. Zambo, 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 semina il panico! La parata, Alisson Becker. Palla dentro, Osimhen! L'Africa vicina al 2-0. Alisson Becker! Mamma mia, raga, l'Africa sta dominando, dominando. Hakimi, gira dall'altra parte. Sto iniziando a imparare un po' di numeri, quindi quelli che nomino è perché ho iniziato a capire che numero hanno. Hakimi in chiusura, sul 19. Acuña, Acuña scarica dietro. Acuña ancora, ma il 10 è andato a Messi. Spero sì, il 10 ce l'ha Messi, ok. Valverde, il tiro! Vinicius Junior col numero 7 sulla schiena. 1-1, tutto riaperto per la finalissima. Ora Sud America si è fatto coraggio dopo questo gol. Bonu, Bonu, che ai mondiali ha tenuto in piedi il Marocco. E qua sta tenendo in piedi un intero continente, il continente africano. E allora secondo tempo, 1-1 il totale. Oh, cos'è successo? Ha sbagliato il rinvio, Bonu. Palla su Messi che però non finisce poi in porta nel rimpallo. Io avrei voluto vederla quella. Chissà come l'ha colpita Messi, anche perché da lì difficilmente sbaglia. 60esimo sul cronometro. 1-1. Se dovesse finire così, supplementari. Vinicius ancora. Palla ancora lì. La mette fuori in qualche modo l'Africa. E ora prova a ripartire. Messi. Allarga per Vinicius. 78 sul cronometro. Vinicius. Palla dentro. Il tiro. Ha segnato Lautaro. Ha segnato il toro. Ha segnato il numero 9 dell'Inter. Lautaro Martinez. L'Africa vuole andare in finale. E allora ci prova con l'unghia e con i denti. La recupera però Messi. Allarga Hakimi in qualche modo. La palla per il Sud America. Un minuto di recupero. E allora è finita. È finita. Abbiamo la finale. Forse le due favorite si affrontano adesso nella finalissima di questo torneo tra continenti. Da una parte Europa, dall'altra il Sud America. Regà, brividi. E questa ce la vediamo integralmente. Vediamo i giocatori lì controllati dal computer. Andiamo, Europa, Sud America. Ed ecco qua le due squadre. Leggermente più forte l'Europa, che ha più 4 in attacco e più 2 in difesa a centrocampo. Siamo lì. E allora finalissima. Europa contro Sud America. Quale sarà la squadra vincitrice del torneo dei continenti? Scopriamolo adesso. E allora eccoci qua, ragazzi. Europa contro Sud America. Gli spogliatoi sono pronti, il campo anche. Si gioca al Santiago Bernabeu perché l'Europa è arrivata prima nel girone. E allora ho già messo tutto quanto in mezzo. Divertiamoci, let's go. Ma che visuale c'è? Scusate un attimo. Ok, questa qua mi piace di più. Visuale che si chiama tradizionale. Però per queste simulazioni è molto immersiva, mi piace. Ho provato anche a farci mezza weekend league con questa visuale. Non ve la consiglio per giocare. Intanto subito Neymar cattivissimo. Si prende un cartellino giallo, ma calma Neymar, calma. Ho capito che è la finale per decretare quale continente vincerà. Però calma, dai. Non è una partita così importante. No, Alexander Arnold la mette dentro. Haaland, Militao contro il suo Real Madrid. La spazza via. Messi, Neymar, che bello vedere giocare tutti insieme. Arnold dentro per Bernardo, Bernardo, Bernardo per Jude Bellingham. Che azione! Che azione hanno fatto! Che azione hanno fatto Bellingham, super altruista. Non calcia perché sa che il passaggio è l'opzione migliore. E De Bruyne finalizza. Si sono invertiti i ruoli. 1-0 Europa. Intanto attenzione a Haaland. Haaland, Haaland, Haaland vuole 2-0 Europa. Vuole 2-0. Haaland, Bellingham. Il fulcro di questa squadra. Se gira Bellingham, gira tutto. E si è visto sul primo gol. Occhio però a Haaland che scarica dietro per Mbappé. Ma come giocano questi? Ma come giocano? Non sono umani. Non sono umani, sono alieni. Valverde. Il Sud America però non ci sta. E dicono anche noi siamo forti. Guardate qua. Guardate qua. No, niente. Teo contro Lautaro. Il derby di Milano qui nella sfida tra Europa e Sud America. Palla larga da Neymar, da Silva, Dos Santos Junior. Già ammonito dopo 20 secondi di partita. Che palla però per Acuña di Casemiro. Acuña. Dentro c'è Lautaro. Dentro c'è Messi. Dentro c'è Vinicius. Acuña decide di non fare nulla di buono. Va poi col tacco da Casemiro. Ha un ottimo tiro. Ha un ottimo tiro. Neymar, 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 Casemiro. Palla dentro. Lautaro Martinez. Courtois. Facile, facile. Casemiro recupera palla. Adesso il Sud America c'è. La garra, la garra. Messi però si fa rubare palla. E Rodri fa ripartire il team Europa, che vuole chiudere sul 2-0 il primo tempo. Vediamo cosa fanno. Vediamo se amministrano. Ruben Dias. Teo Hernandez va da Bellingham. Pressato da 4. Bellingham non riesce a uscire. Valverde lo conosce benissimo. Giocano insieme nella vita reale. Vinicius allora. L'ultima azione del primo tempo del Sud America. Molina. Vediamo che si inventa Molina. Molina. Molina spinge. Molina ancora su Teo. Lo manda al bar. Molina. Teo non molla. Molina. 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 Molina non molla neanche lui. Molina. Dentro. Lautaro. Cosa fa Lautaro? Ma perché? Ma perché? Ma perché? Intanto Vinicius contro Mbappé. Una sfida storica. Ma non la vedremo. Perché finisce il primo tempo 1-0 per il team Europa. E allora secondi 45 minuti. Se dovesse finire così avremmo un vincitore. Il team Europa. Tra l'altro quanti di quelli del Sud America giocano al Real Madrid? È incredibile. Vinicius. Valverde. Pazzesco, Militao, tutti raga, tutti, incredibile, ci sta, ci sta. Lautaro, ora voglio il gol del Sud America perché in tutte le partite mi gasa raga quando vanno in pareggio e ci possono essere supplementari. Valverde, Valverde, Valverde scarica dietro per Vinicius. Vinicius, Vinicius, Vinicius messo giù, no, Vinicius non va giù. Vinicius lotta, lotta Vinicius, dove è passata sta palla? Dove è passata sta palla? Poteva prendersi il rigore, invece è rimasto su. È stato onesto ed è stato premiato con un tiro d'esterno, ma fatemelo rivedere, ma dove è passata sta palla? Scusate un attimo.
Qua era rigore se si buttava. Non si è buttata e poi da posizione impossibile. No, non ho ancora capito dove è entrata sta palla, voglio vedere il replay. Scusate, da dove è passata Vinicius? Vinicius sembrava ormai persa. Ma dove l'ha fatta passare? In quel pertugio tra il corpo e le braccia e le gambe di Courtois. Mamma mia, solo lì poteva passare sta palla. GG a Vinicius, 1-1. E allora siamo al 60° minuto e il risultato è di parità totale. Ma è giusto così perché sono due squadre assurde. Lautaro intanto recupera palla, Lautaro come lotta, Lautaro che in questa stagione sembra un fenomeno, sembra il fenomeno. Lautaro, Lautaro, Lautaro ancora, ma dai, qua non è la realtà, qua è FC24. Valverde, pericoloso adesso il Sud America che vuole addirittura andare sul 2-1. Vinicius contro Teo, occhio Teo che è un cattivo cliente Vinicius. Lautaro, Lautaro contro Ruben Dias. Che difesa tra l'altro Europa, mamma mia, incredibile. Vinicius però, Vinicius, Vinicius, Vinicius manda al Barteo, Vinicius ancora, Vinicius che sembra essere l'MVP di questa sfida almeno per quanto riguarda la squadra in maglia blu. Valverde cerca di calciare ma c'è un certo Ruben Dias che dice di no. Allora siamo giunti al 75esimo, la palla c'era al team Europa ma il risultato dice ancora 1-1, vogliamo i supplementari. Casemiro non è d'accordo, Valverde, Virgil van Dijk, Virgil van Dijk, adesso l'Europa sta soffrendo, l'Europa si deve difendere in tutti i modi, con le unghie, con i denti, perché se erano in vantaggio adesso invece sono qua che rischiano di andare sotto e di perdere incredibilmente questo torneo. 80esimo minuto, ancora il Sud America, la palla ce l'hanno sempre loro, adesso però la perdono, attenzione Bellingham, potrebbe essere una beffa incredibile. La palla però ce l'ha Mbappé raga, quindi può succedere di tutto. Mbappé, Mbappé, vada Teo Hernandez, occhio, palla dentro, Bellingham, non ci credo, palla larga, proprio lui, la decide lui, la decide l'uomo di questo torneo, la decide Bernardo Silva, era stato un fenomeno nella fase a gironi, doppiette, triplette, gol decisivi, e qui fa il gol più decisivo della sua vita forse, perché all'82esimo minuto realizza il gol del 2-1 contro il Sud America nella finale del torneo tra continenti. E ora serve un miracolo al Sud America, 8 minuti per scrivere la storia, per trovare un pareggio, quando ormai la partita sembrava diretta verso i supplementari. Vediamo, Valverde, tutti d'un fiato questi ultimi minuti, Molina, Marquinhos, avranno ancora almeno un'occasione, devono crearsela l'occasione, ma l'Europa adesso sta ben che difesa dietro, Militao, forse abbiamo l'occasione, Valverde, Vinicius, Vinicius, Vinicius deve trovare un compagno, ce ne sono due di qua, Vinicius va dritto però, Vinicius, Vinicius ancora, vince il rimpallo, ne vince un altro, la palla rimane lì, Lautaro, Teo Hernandez, vince ancora una volta lui il derby Milan-Inter, Mbappé, Haaland, 90esimo, adesso deve solo tenere la palla l'Europa. Il Sud America deve buttarsi, pressing costante, uno di recupero, Virgil van Dijk per Bellingham, che allarga ancora per Hernandez, ma il tempo ormai è finito, il tempo è finito, Teo però non ne vuole sapere, vuole spingere, la mette dentro, Haaland, ma che gol ha fatto Haaland, non è vero, non è vero, grazie, grazie che non hai fischiato la fine della partita, arbitro, grazie che ci hai fatto vedere questo gol, Erling Braut Haaland, non è vero, non è vero. I tifosi impazziti, ma è giusto così, ma che gol ha fatto Haaland? Col destro! Teo Hernandez la mette dentro e guardatelo! Boom! Boom, boom, boom! Sforbiciata volante, ma che roba è? Ma che roba è? Ma che roba è Haaland? Sei un robot, sei un cyborg! E la partita è finita, sul calcio d'inizio! Regà, follia! Follia! L'Europa vince questo torneo tra continenti! Ma che gol abbiamo appena visto! Ma che gol abbiamo appena visto! E io, regalo, non posso che salutarvi così, rivedendo ancora una volta tutti insieme il gol di Haaland del 3-1, che regala la vittoria dell'Europa in questo torneo tra continenti. E quindi, se ancora non l'avete fatto, mi piace, un'iscrizione qua sotto. Davvero è tutto, noi ci vediamo domani con un prossimo video. Ciao!